Bene, siamo partiti da Mons Clint, adesso vediamo un po' dove fermarsi, se fermarsi a Stegi, che è la cittadina che abbiamo incontrato venendo qua a Mons Clint, o se proseguire, uscire, abbandonare l'isola. L'idea è quella di abbandonare l'isola. Trasferendo a Køge, che è poco più a sud di Copenaghen, sono 45 minuti di strada e a Køge indagherò sul costo del traghetto per andare a Bornholm, visto che tutti dicono insomma che meriti una visita. Sono 4 ore di traghetto più o meno, ho calcolato io, Una particolarità che mi è saltata all'occhio in questi primi 4 giorni danesi è che ci sono un sacco di animali morti per strada o ai bordi, ma soprattutto sono uccelli. Però è particolare sta cosa qua. Tanti, insomma. Tanti cadaveri per strada. Chi cerca trova. Ecco qua. Ma basta! Oh, guarda che storia bella questa! Acqua con già il tubino. Ho pulito tutto il camper, pavimento, doccia, tutto qua davanti. Ci ho messo 3 ore, poi mi sono fatto. Ho pulito tutto i fornelli lì della cucina e poi mi sono fatto anche una bella doccia. E poi ho rifatto il pieno di benzina, di acqua, quindi per un po' adesso sono a posto. Termina così il tratto autostradale. Ovviamente in Danimarca non si paga l'autostrada e siamo a 4 km da Køge. Allora, siamo a Køge, adesso devo trovare dove partono i ferry boat. Gentilmente in inglese mi hanno dato le indicazioni per raggiungere il porto, la piazza di Køge. Ci vediamo anche una tipica cittadina della Danimarca. Posto sul traghetto per andare a Bornholm fino a non dopodomani, il giorno dopo. Mi sono fermato nel frattempo a fare una spesa al Lidl, veramente che mi vergogno di me stesso. E stasera mi provo una pizza che non lo so, vediamo se riesco a mangiarne metà. Poi ve la faccio vedere prima di infornarla nella padella forno, che anche lì bisogna scoprire e capire come viene fuori la pizza con quella padella. Vabbè, adesso siamo a mezz'ora da Copenaghen. Forse ho trovato un parcheggio, anche se dubito, perché qua c'è come un ingresso.
questa la pizza, che tutto sommato, a vederla così, c'è pure anche i pomodorini. Adesso io ci metto un pizzico di sale, un po' d'olio al peperoncino. Cari miei, io c'ho il basilico, ci metto 2-4 foglie di basilico e vediamo, non lo so, l'odore così sembra decente. Mi spiace non avervi fatto vedere la pizza, ma ero in sbatti perché già ero arrabbiato perché la padella forno in un attimo me l'ha cotta e ha bruciato un po' il sotto. Comunque me la sono mangiata tutta, sapeva tutto tranne che di pizza, però mangiabile ovviamente, cioè il formaggio, cioè non c'era sapore, era una focaccia un po' insipida, però tutto sommato. E adesso sbattimenti di lavoro, belle storie. La visita a Copenaghen è sicuramente un'eccezione per quanto riguarda le mete che introducono i miei itinerari, ma d'altronde questa è una città da prendere d'esempio in quanto è stata progettata affinché potesse essere a tutti gli effetti una città ecosostenibile, tant'è che nel 2014 è stata premiata come città più verde europea. Oltretutto ha l'ambizione di, entro il 2025, di diventare totalmente green, quindi non si vedranno più in giro macchine che vanno a gasolio, a benzina, insomma verrà totalmente eliminata il consumo che proviene fondamentalmente dai carbon fossili. Oltre a questa nomea e a questa ambizione, Copenaghen è da visitare per le persone che hanno l'ambizione o la volontà di abitare in centri abitati di grandi dimensioni, proprio perché è totalmente ecosostenibile, abbiamo un sacco di un'infinità di piste ciclabili, è praticamente immersa e accerchiata da parchi naturali, quindi è a tutti gli effetti un polmone verde. Ci sono piante di proprietà pubblica, ovvero le persone possono usufruire dei frutti di queste piante, quindi mele, more, mirtilli, tu prendi, ciap e mangi. Insomma, ci sono tantissime motivazioni per dare risalto, mettere in risalto questa città, perché è quella da prendere da esempio se si vuole, come ripeto, abitare in un centro abitato di grandi dimensioni. Qua c'è il parcheggio delle bici, il parcheggio dei cani che aspettano nel loro cesto e poi, giusto per far capire quanta gente va in giro in bicicletta, questo è un altro super parcheggio. Non vi nascondo il piacere veramente che si prova a lasciare la bici con sulla batteria e tutto qua libera e nessuno che tocca niente. Bellissima. Praticamente c'è il salottino all'aperto per la famiglia. Non ho parole. Sono cose che veramente danno un piacere, questo. Oh, siamo in un centro commerciale qui a Copenaghen, sono venuto qua a comprare l'hard disk che furbescamente non ho portato dall'Italia, nel senso che per fare la doppia salvataggio doppio di tutti i video l'ho pagato un po' di 20 euro in più rispetto che in Italia da 1 terabyte della Western Digital. Adesso devo cercare la carta forno, visto che c'era un Lidl. Yeah. Originali. Adesso stiamo andando in un parco e quindi capirete di persona il motivo per cui Copenaghen è una città vivibile a tutti gli effetti.
questo qua è uno dei parchi più grandi che c'è ed è comunque in una zona abbastanza centrale. Sono De Marco, sì. Oh, trovato subito. Parco tenuto benissimo, direi. Sono tanti gruppi di ragazzi giovani. Voi avete mai pensato di fare footing con la carrozzina del figlio? Ecco, guardate. Figata questa, bellissimo. Adesso cambiamo meta e andiamo in un altro parco più piccolo. Devo dire che mi fa davvero piacere qua dialogare, comunicare, tutti gentilissimi, si rendono disponibili per aiutarti a trovare le mete che vuoi visitare. Poi lo vedi proprio che lo fanno con naturalezza. Sorry. Do you speak English? Yes, naturally. Like all Danish people. Okay, I'm looking for land Bohojosla. Oh, you that's understand? You just have to ride to this cross and then this way. Across or that way? Ah, that way. Yeah. Okay, and perfect. And arrive. That way. Perfect. Thanks a lot. Sa come mi guardano male che sono in mezzo alla strada. Rientriamo subito nella ciclabile. Ah, figa, questa l'ho già visto su internet. Mi bike che trasporta le merci. Constatazione banale, le biciclette come vedete vengono lasciate tutte a portata di ladro, ma qua i ladri non ci sono. Anch'io voglio essere positivo, lascio sulla batteria, non la chiudo ed entro a vedere com'è sta Stuardo. Eccoli qua i giardini, tutti fioriti. Ah, questo qua è il giardino di rose, rinomato. Anche qui la gente usa il parco per riposarsi, mangiare, flirtare, giocare con gli amici. Di questo albero, di quanto sarebbe bello salirci sopra. Wow! Vedete? Ho lasciato la bicicletta senza lucchetto, niente, ed è ancora qua. In Italy you find the tree. Qua è uno spettacolo, fa parte sempre dello stesso giardino pubblico. Qua siamo dall'altra parte, dall'altro lato della strada. Wow, qua c'è da fare un servizio completo fotografico. Davanti alla stazione centrale dei treni
di Copenaghen, ma noi non siamo qua per visitare la stazione, la vedete dietro di me, ma bensì per andare a visitare il parco dei divertimenti di Tivoli, che è il secondo più antico al mondo, pensate, è stato inaugurato nel 1843 e oltre a essere il secondo parco più antico al mondo, è il parco dei divertimenti più frequentato al mondo, almeno così dicono. Oltre a questi motivi che lo rendono popolare, si rende particolare perché è un mix di giostre di tutti i tipi e di cultura, ma dentro probabilmente ci renderemo conto di questa cosa qua. È famoso anche per la sua ecosostenibilità, perché attraverso il riciclaggio dei bicchieri di plastica sono riusciti a risparmiare la bellezza all'anno di 1.400.000 bicchieri di plastica. Oltre a ciò è famoso anche perché, sempre per quanto riguarda i concetti di ecosostenibilità, l'intera energia che serve per alimentare il parco viene prodotta da un parco eolico. Bon, dai, io direi che adesso possiamo andare. Allora, eccoci pronti. Ho pagato 155 corone danesi, che sono circa poco più di 20 euro. Adesso capite anche perché è un mix di giostre e cultura. Questo ovviamente è un teatrino. Da dietro abbiamo il palco dove sicuramente vengono fatte le esibizioni musicali. E intorno a questo prato, che non è più un prato, ci sono tutte le proposte commerciali, food. Questo parco è famoso anche per contenere al proprio interno uno dei calci in culo più alti al mondo, e che sicuramente non è questo che abbiamo davanti. Vediamo, qua ci sono altre fontane. Guarda che porcile, madonna mia! Eccolo qua! Questo è il calcio in culo, uno dei calci in culo più alti al mondo. La cosa che più colpisce sono le strutture, no? Vecchio stile, macchinari e le... Guarda questo. Ma non vogliamo fare una ripresa agli autoscontri? Tutto old style, eh? Macchinine dei primi del Novecento, partenza dell'otto volante, che cosa interessantissima, quella che ho detto prima. Praticamente con questo codice tu lo metti dentro lì e ti danno i soldi per aver contribuito al riciclaggio. Grazie. Ma non vogliamo fare una ripresa alla giostra dei cavallini?
prezioso anche il tipico trenino che porta in giro le persone, old style anche questo. Questa invece è una cosa che non mi piace, perché certo lui non è contento che la gente gli rompa le palle, vero povero, faccio da incazzato infatti. Ok, questa è la fila che si deve fare per entrare nel mitico tunnel degli orrori. Originale, non l'avevo mai vista nelle giostre. Dai barattoli. Questa invece è la coda per andare sul calcio in culo. Come c'è una parte per i pedoni che è bella larga, una parte per piste ciclabili forse ancora più larga, e poi c'è la strada che alla fine è meno larga della pista per i pedoni e per le biciclette. Questo è meraviglioso e non ti puoi neanche distrarre intanto che vai in bicicletta. Io sto andando piano, no? Sono curioso, guardo le cose e ogni tot arriva scampanellata per dire fatti a destra, che ti passa a sinistra. Poi c'è qualcuno che non ti scampanella e rischi l'incidente, perché tu non è che vai drittissimo come un... Questo centro sportivo gigantesco dove i campi da calcetto, calcio a 7, calcio a 11, c'è di tutto. E qua ci sono i campi da beach volley, dentro vedo un canestro, ci sarà una bellissima palestra. Un parco unico sta città, vuol dire che stanno giocando a frisbee là. Ma che bello, ma che bello, guarda altri campi da calcio, tutto tenuto in maniera perfetta. Questo qua ce lo guardiamo. Preso, colpito. But you play frisbee every day? No, eh? Ah, you are making a training? Rovescio. Qua è sempre la partenza del frisbee, hai capito? C'è proprio la... Ma sono tutti qui che giocano a frisbee, adesso ho capito! Ma dai, qua sono le piattaforme di lancio. Vedi, 10, 1... Vediamo questo. Ecco, no? Te capì? E qua ognuno viene col suo frisbee. Ferrari ce n'è a 27.000 nello zaino, però questi qua sono percorsi di distanza, da quello che ricordo. Praticamente vince chi in meno tiri riesce ad arrivare a destinazione. Cioè, io ho parcheggiato in prossimità di questo immenso parco. C'è il mare, che bello il mare! Che ce l'abbiamo fatta anche stavolta. Camper c'è ancora,
Adesso vediamo se dentro c'è tutto quello che c'era prima. Considerato che ogni giorno userò la bicicletta e non ho voglia di star lì a metterla dentro, ho tirato via la batteria e il computerino qui e l'ho legata allo specchietto. Tanto qua, secondo me, posso stare bello tranquillo. Stasera pasta asciutta al sugo rosso, però il sugo rosso me lo faccio io, di conseguenza ho preso una scatola di pelati, quella da 800 grammi, quindi quella grossa. Ovviamente l'ho tritata con il trita pomodoro. Poi ci ho messo dentro 2 spicchi d'aglio, 6 foglie di basilico, un po' di sale, un po' d'olio di semi, non d'oliva, un pizzico di peperoncino e 2 stecchette di rosmarino. Basta, poi cuocere a fuoco basso e direi che è pronto. Di solito quarto d'ora, una ventina di minuti a fuoco basso. Bene, bene, bene. Dopo vi faccio vedere il piattino completo. Ok, questo è il risultato finale. Prima spolverata di grana, poi quando arrivo un po' meno di metà faccio la seconda e poi la terza. In poche parole, pipe al grana e sugo rosso. Bene, mi faccio un buon appetito, mangio e domani vediamo un pochettino. Andremo a perlustrare il centro di Copenaghen. Oggi fancazzismo totale. Perché? Perché ha piovuto tutto il giorno. Allora ho fatto un po' di ricerca sulle cose da vedere a Copenaghen, le informazioni, andare a vedere delle particolarità della Danimarca riguardo alla leggenda dei troll. E insomma, dai, mi sono portato avanti e adesso mi sto facendo una bella pasta al pesto con i fagiolini e le patate, come vuole la tradizione. Quindi nell'acqua ho già messo dentro i fagiolini, qua ci sono patate, penne e il pesto, un bel po' di pesto. Adesso è l'ora di buttare la pastola, che l'acqua bolle, e le patate insieme. Sennò, ecco, l'unica cosa che non ho fatto delle patate, prima di buttarle dentro, ho fatto un errore, perché le patate prima di buttarle dentro andrebbero messe in acqua fredda, lasciate lì, sciacquarle un paio di volte in modo che tirano via quella patinina lì che gli dà un po' di amarognolo, e così le patate rimangono più dolci se le lavate prima di buttarle dentro a bollire. Bene, vediamo un po' cosa viene fuori. Immagino che sappiate tutti come si fa la pasta al pesto con i fagiolini e le patate, ma magari qualcuno si mangiava solo la pasta al pesto così, senza patate e fagiolini. Invece, ah, attenzione, oh, l'aglio. Adesso mi prendo un aglio, lo trito bene e lo metto dentro nel pesto. Fondamentale l'aglio, eh? Bene, 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 io ho già fatto l'assaggino, è venuta una libidine incredibile. Questo è il risultato finale. Fagiolini, patate. Ragazzi, mo se magna e ci si vede la prossima fois.